got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be... Francesco Belli della Scala Magai, una splendida persona che ci ha ospitato in maniera veramente gentilissima e collaborativa in questo spazio. Noi crediamo nel teatro come strumento di evoluzione sociale, quindi in tal senso diciamo ideiamo e organizziamo tutte le nostre iniziative. Prima di cominciare volevo soltanto salutare velocemente il partner sociale di questa rassegna, che sarebbe il Lions Club sezione Giara Riposto, che oggi è qui rappresentato dal presidente dottor Giuseppe Gamarda e dal vicepresidente dottor Giovanni Culisano. Signore e signori, la maga del mondo! Succedendo questo nel mondo. Col passare dei decenni stava succedendo un patatrac. L'uomo iniziò a cambiare il significato delle parole. Tutto il significato di tutte le parole. Nella macchina venga chiamato volante. Lo sappiamo tutti però che le macchine non volano. E lasciare che il mondo venga chiamato pianeta Terra. Ma il mondo è fatto più di acqua che di terra. Ma qua si tocca una parola importantissima come diritto. Io vado su tutte le furie. Ma guardate lì, bambini. Ma il diritto all'istruzione dove è andato a finire? Non c'è nemmeno una scuola. I bimbi come impareranno a leggere e a scrivere? Cosa vuoi, maga? Io sono venuta qui per farle, se possibile, se non hai impegni, vorrei farle una richiesta. Una richiesta? Però non mi trasformi in brocco. Non mi trasformi in brocco. Sì, una piccola, piccola. Cosa vuoi che sia per lei? Una piccola. Cosa? Ecco, io e tutti vorremmo che, per favore, per favore, signora, maga, la prego! Ma vai via! Va, ma vai via! Vai! La prego, signora, facciamo tornare tutto come prima, non ne possiamo più! No! Non ne possiamo più, guardi, io mi metto le scarpe e improvvisamente si trasformano in carpe e cercano di andare nel fiume. Prendo il pane per dare un bel morso e si trasforma in cane e dipende dall'umore. O mi slinguazza tutta o mi abbaia e mi morde. Io non ce la faccio più. Faccimi tornare tutto come prima, la prego. No. Maga, la prego. Faremo la qualsiasi cosa. La qualsiasi. Per favore, riporti tutto alla normalità, la prego. Va bene, però ad una condizione. Non voglio diventare un broccolo, però. Vuoi? No, grazie, la ringrazio, lei è gentilissima. Passo per questa volta. Che condizione ci vuole? Mai più cambiare, trasformare il significato delle parole. Mai più. Ricordatevi che la parola uguaglianza significa che tutti sono uguali e non che alcuni sono più uguali degli altri. Assolutamente, questo lo ricorderemo, vero che lo ricorderemo? E mai più cambiare la parola diritto, perché i diritti sono di tutti gli esseri viventi. Sì, ma non lo cambieremo, non lo scorderemo, useremo le parole con il loro significato, sempre e comunque, sempre, sempre, glielo giuro, maga. Però se lei porta tutto come prima così, noi tutti avremmo una piccola richiesta da farle. Se un'altra? Sì, una sola, possiamo? Prova! Noi vorremmo
favore, per cortesia, se potesse lei togliere da tutti i dizionari del mondo, da tutti i dizionari di tutte le lingue, una sola parola. E quale? Vorremmo che lei togliesse la parola guerra. Ma bravi, 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 bravi! Tutto! Sì, sì. Avete capito la lezione? Bravi, bravi! Bravi, bravi, sì. Va bene, esaudirò anche quest'altro desiderio. Eliminerò da tutti i vocabolari del mondo la parola guerra. E questo mondo ritornerà nuovamente splendente. Grazie signora, la ringrazio. Meno male che non mi ha trasformato broccolo solente, ci manca questo. E così la nostra amata buona e tolse da tutti i dizionari del mondo, da tutti i dizionari di ogni lingua, la parola guerra. Però purtroppo questo è un giorno che ancora deve arrivare e speriamo che almeno voi lo potrete aprire. Signore e signori, ecco a voi Angelino, Lucellino, Caterino! Ed ecco a voi il Cantastorie! Signore e signori, la grande, la potente, la... Carmen Messina. Ti ringraziamo per essere state qui, complimenti. Te, lo spettacolo. E soprattutto hai creduto in noi. Speriamo che continuino a crederci anche e soprattutto loro. Bene, io volevo rubarvi ancora due minuti per ringraziare innanzitutto la compagnia, appunto, ospite a questo terzo ed ultimo appuntamento della Fabbrica della Fantasia. Ci ripromettiamo come associazione Archidrama di rivederci per questo inverno. Stiamo già progettando una rassegna autunno-inverno. Non sappiamo ancora, ahimè, dove la realizzeremo, in quanto chi di voi già ci conosce e ci segue dal 2011, da quando organizziamo rassegne di teatro per l'infanzia qui nel territorio, sa bene che noi operiamo da quell'anno, dal 2011, al centro Ion di Riposto. Al momento il consorzio che gestisce il centro, di cui Archidrama fa parte e di cui, mio malgrado, no, scherzo, di cui sono presidente, non ha, diciamo, ottenuto il nuovo protocollo d'intesa e quindi siamo alla ricerca di uno spazio, ci stiamo organizzando. Speriamo che nel frattempo l'iter burocratico con l'amministrazione comunale di Riposto si concluda e che ci potremo rivedere di nuovo al centro Ion. Abbiamo intenzione di attivare un laboratorio di teatro per bambini che ci viene richiesto da diverse mamme e papà ormai da parecchio tempo. Quest'anno dovrebbe essere la volta buona, no? Perché Lions Club Partner Sociale? Archidrama, credendo fermamente nel ruolo sociale che il teatro ricopre in una società civile responsabile, ha ritenuto opportuno, in collaborazione con l'amministrazione comunale, di cui però stasera non vedo alcun rappresentante, organizzarsi in maniera tale da dare la possibilità a tutti i bambini degli istituti di accoglienza per minori di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli della rassegna. E in più, con il partenariato insieme alla Lions Club Giara in Riposto, che ha accettato la proposta dell'amministrazione comunale e la proposta dell'associazione Archidrama, abbiamo ritenuto di dare anche la possibilità alle famiglie sociali meno abbienti del nostro territorio, perché l'arte, la cultura è uno strumento importante per l'evoluzione sociale
e quindi per l'evoluzione e il progresso della società, ma non tutti hanno la possibilità di poterne usufruire, e quindi noi abbiamo ritenuto opportune attivare diciamo, i club service del territorio, e qui appunto ribadisco la risposta immediata è arrivata dal Lions Club di Giara di Posto, affinché questo circuito virtuoso di solidarietà sociale potesse partire, ed è partito. Quindi grazie Lions Club. Cedo la parola alla vicepresidente, dottor Giovanni Colisano. Grazie, ha detto tutto il palco. Per noi è un grande orgoglio poter contribuire a una serata in cui l'infanzia sia protagonista. Il teatro dell'infanzia sicuramente è un momento educativo importante. Come diceva anche prima la maga del mondo, il linguaggio che già nell'infanzia si forma è frutto di un'esperienza che passa attraverso la famiglia, attraverso i momenti educativi. Io sempre ringrazio Alfio, il dottore Alfio Zappalà, per averci coinvolto in questa importante iniziativa a favore dei bambini, e noi crediamo molto nel fare qualcosa per i bambini. Ringrazio ancora tutti voi per averci dato questa possibilità, e per questo desidero dare il nostro guidoncino al presidente dell'associazione in maniera architrama, in maniera che si possa ricordare dei Lions Club, e soprattutto di poterci tenere sempre presenti nel portare avanti queste bellissime iniziative a favore dei bambini che, anche se, dicevo l'altra volta in conferenza stampa, anche se un bambino riesce ad avere quell'autonomia, quella capacità decisionale di essere in armonia con se stesso, penso che abbiamo fatto bene anche noi il nostro lavoro. Grazie. Ti ringrazio di questo segno, grazie veramente, a nome di tutta l'associazione. Grazie. Grazie. Bene, io accetto veramente in maniera molto gradita questo vostro gesto, è molto... non me l'aspettavo, grazie, sono piccoli gesti inaspettati che ci fanno piacere, perché vuol dire che il tessuto sociale si organizza, collabora, coopera per uno sviluppo che non è soltanto individuale del singolo individuo, ma appunto dell'intero tessuto sociale. Let's do it, 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 let's